Di nuovo insieme per questa seconda parte di tribuna elettorale, dopo Lega Nord che ha sfidato il Partito Democratico e viceversa, in questa seconda parte continuiamo a parlare di elezioni europee in vista del 25 maggio, soprattutto di programmi e di proposte concrete e non di attacchi tra singoli esponenti politici. Voi sapete, il nostro intento è quello di portare al voto tutti i nostri telespettatori con un'idea chiara delle proposte concrete in campo dai singoli partiti. E in questa seconda parte abbiamo altri due nuovi esponenti che vi presento immediatamente. Alla mia sinistra è candidata alle elezioni europee per l'Italia dei Valori, è segretaria regionale dell'Emilia-Romagna, la benvenuta Sabrina Freda. Buonasera Grazie. Sabrina. Buonasera. Alla mia destra è presidente comunale a Palazzo Marino, quindi a Milano, per il nuovo centrodestra che per le elezioni europee corre insieme all'UDC di Pier Ferdinando Casini, il benvenuto a Marco Valerio Bove. Buonasera a te e a Buonasera, tutti. Presidente. Allora, partirei proprio da Sabrina Freda, Italia dei Valori, e quindi concluderà la tribuna elettorale Bove. Tra i tanti temi in campo c'è, soprattutto in ambito europeo, la salvaguardia delle tradizioni, ma soprattutto delle eccellenze enogastronomiche, sempre di più sugli scaffali dei nostri supermercati e dei discount. Complice anche una grande crisi economica, quindi la voglia di risparmiare, l'esigenza di risparmiare, troviamo dei prodotti che sembrano buoni, assicurati, genuini, invece chissà da dove vengono e con quali procedure. Ecco, l'Unione Europea è soltanto un discorso finalizzato all'euro e alla BCE oppure anche alla garanzia di prodotti di qualità? Allora, sicuramente anche alla tutela della qualità e quindi alla tutela degli acquisti dei consumatori, alla garanzia che quello che va, come si diceva, sugli scaffali del supermercato sia in effetti quello che dichiara di essere in qualche modo. Ma io su questo collegherei un discorso più ampio, che è quello che riguarda la tutela del territorio, perché è chiaro che è un prodotto è di qualità non solo se viene fatto con cura, ma, e parliamo di prodotti alimentari in particolare, se può essere coltivato in un contesto che è sano dal punto di vista ambientale e quindi in terreni non contaminati, irrigato con acqua che ha un certo grado di purezza, fertilizzato, quindi coltivato con prodotti curati dal punto di vista poi dell'impatto sulla salute dell'uomo. Io penso che il primo passo da fare sia questo, cioè non solo garantire che siano i prodotti, diciamo, a filiera corta, che arrivano sugli scaffali dei nostri supermercati, ma che questi prodotti abbiano una qualità intrinseca che deriva dal fatto che vengono coltivati in un ambiente sano. E io credo che questo sia uno dei principali compiti dell'Unione Europea, quello di occuparsi della salute, dell'ambiente, che vuol dire anche della salute dei cittadini del continente. Certo, poi sull'ambiente ci arriviamo con una domanda ad hoc. Bove, si ricorda il più famoso tra tutti, il famoso Parmesan, che sembrava gesso grattugiato, prodotto in Bulgaria e fatto credere poi ai consumatori che fosse parmigiano reggiano, proprio una delle bestemmie per noi buongustai maggiori. Questo certifica il fallimento dell'Unione Europea su certe tematiche così importanti per noi. Cioè, l'Unione Europea ha affrontato delle sfide, ma devo dire che per certe ragioni, anche per la nostra poca capacità di incidere a volte nei processi decisionali lì in Unione Europea, è evidente che su queste tematiche solo negli ultimi anni si è arrivato a una maggiore consapevolezza. La verità è che l'80%, non so se la gente a casa anche sa, l'80% delle leggi, delle normative che vengono promulgate dal nostro Parlamento sono figlie di una
di direttive europee, quindi sono in qualche modo state studiate, costruite nelle commissioni e nel Parlamento europeo, e quindi arrivano in Italia solo per una ratifica, per così dire. Quindi è così importante per noi davvero essere là nell'Unione europea, all'interno delle commissioni, tutti i giorni, con delle persone preparate, per bene, responsabili, che siano capaci di innanzitutto difendere l'interesse nazionale. Su questi temi poi è evidente come l'interesse nazionale italiano sia quello di tutelare il nostro agroalimentare, cioè le produzioni e la tipicità, la possibilità di una tracciabilità e anche la proprietà, per così dire, agricola, ma direi intellettuale, direi di know-how, di esperienza, di conoscenza dei territori, dei prodotti, dei nostri imprenditori agricoli, per fare in modo che ci siano dei prodotti all'estero che sono italiani, non solo per il marchio, ma soprattutto perché prodotti in Italia. Ecco, sull'ambiente, visto che ho avuto proprio l'assist da parte di Sabrina Freda, c'è molta confusione, perché in ambito europeo ci sono i paesi cosiddetti emergenti che inquinano a più non posso e delle direttive se ne fanno un baffo. Paesi invece molto più civili, perché io parlo di civiltà, visto che parliamo dei nostri polmoni e quindi delle malattie che poi dobbiamo curare, come l'Italia, come la Francia, che invece hanno un'attenzione maggiore. Rimane però il grosso interrogativo: la Francia e la Germania ancora utilizzano l'energia nucleare per produrre energia elettrica. Noi, che siamo sicuramente più civili rispetto ad altri paesi, abbiamo capito la pericolosità, soprattutto la pericolosità delle scorie radioattive una volta che è terminato il ciclo di un impianto nucleare, e abbiamo chiuso le centrali, ricordo per esempio la più grande d'Italia, quella di Caorso, già nel lontano 87. Ecco, è possibile parlare di un'Europa unita anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente? No, il punto vero è che cosa si intende per tutela dell'ambiente, cioè noi in Italia possiamo fare un certo ragionamento che tiene conto dei territori, dei paesaggi, dei nostri fiumi e del nostro territorio, che ha una qualità anche veramente incredibile anche dal punto di vista turistico, paesaggistico, eccetera. E invece ci sono altri paesi che fanno dei ragionamenti per difendere il loro interesse nazionale, per cui hanno le centrali nucleari, ne hanno moltissime, e le mettono sul confine con l'Italia, tra le altre cose. Quindi c'è da chiarirsi su questo. Bisogna che ci sia una regola, e quella regola valga per tutti, ma nel tavolo in cui si decide questa regola noi dobbiamo essere lì, non con magari un cantante, o magari un bravissimo giocatore anche di pallacanestro, di calcio, quello che vuoi, ma che magari è bravissimo in quello, né? Però quando poi va sul tavolo delle decisioni, delle scelte, non è in grado, perché non ha gli strumenti, di difendere l'interesse nazionale. E allora noi dobbiamo renderci conto che avremo lì delle persone, saranno un numero limitato, di persone che si confronteranno con i tedeschi, con i francesi, con gli spagnoli, che non sono lì per giocare a fioretto, ma sono lì per difendere l'interesse del loro paese. Italia dei Valori, sempre molto sensibile, soprattutto Sabrina Freda, la sua storia personale e politica ne ha testimonianza. La questione degli inceneritori, per esempio, sta veramente arrivando a dei livelli grotteschi. Voi sapete, per chi ci segue, che io ho trattato proprio nei giorni scorsi un servizio che è, secondo me, sfiora il grottesco e il ridicolo, cioè arriviamo addirittura ad importare i rifiuti da altri territori perché i cittadini di una determinata città, in questo caso Piacenza, erano troppo bravi nella raccolta differenziata e quindi bisognava bruciare i rifiuti da altre parti, cioè siamo ormai al colmo. Ecco, la comunità europea per il nucleare, ma anche per gli inceneritori, deve poter giocare una carta. Assolutamente sì. Per il nucleare, una delle proposte che noi portiamo in Europa come Italia dei Valori è proprio quella di denuclearizzare tutta l'Europa. Quindi adesso l'abbiamo fatto con il referendum del 2011 per quello che riguarda l'Italia, però giustamente non ha senso poi avere delle centrali sul confine, bisogna investire sulle energie prodotte da fonte rinnovabile, quindi riuscire a investire sul fotovoltaico da mettere sui tetti e non sui campi, sull'eolico da mettere dove c'è vento, però non a fare scempio delle colline dove il vento non c'è, sull'idroelettrico laddove ci sono le condizioni anche altimetriche che consentano questo.
Per quello che riguarda gli inceneritori, giustamente questa è una situazione grottesca. In effetti a Piacenza, posto che la raccolta differenziata ha raggiunto delle alte percentuali, l'inceneritore non ha più abbastanza rifiuti da bruciare per fare business. Allora cosa succede? Da un lato propone o aumentiamo la bolletta dei cittadini, perché noi dobbiamo comunque guadagnare quello per, che... Per premiarli proprio per la raccolta differenziata. Oppure importiamo rifiuti da fuori regione, perché si sa che l'Italia ha delle difficoltà per quello che riguarda la gestione dei rifiuti. La regione Emilia-Romagna no, ma questo non può significare che allora diventiamo la pattumiera d'Italia, passatemi il termine, cioè il punto di riferimento per il conferimento dei rifiuti che vengono da tutta l'Italia. Ecco, l'Unione Europea su questo ha dato delle indicazioni chiare. La direttiva 98 del 2008 dice che va superato lo smaltimento dei rifiuti per andare verso la prevenzione e il recupero. Recupero di materia inteso come recupero di materia prima seconda, quindi da riutilizzare senza utilizzare nuove fonti naturali. Questo purtroppo in Italia viene perseguito solo a parola, nei fatti succede quello che si diceva, cioè nei fatti le multi-utilities come ERA, IREN, in realtà hanno una fortissima influenza sulla politica e questo comporta il fatto che vengano prese queste decisioni di importare per esempio rifiuti da tutta l'Italia o aumentare le bollette a fronte di un minore conferimento solo per fare business. L'Europa in questo senso io credo debba essere più vigile, che può sembrare una cosa grossa perché tante volte ci si lamenta del rigore, no? E anche un po' dell'invadenza dell'Unione Europea. Dall'altro lato sui temi ambientali, posto che difendono l'interesse di tutti rispetto a degli interessi concentrati che però sono molto potenti, molto forti, forse in questo caso l'Unione Europea dovrebbe dare delle indicazioni più stringenti per evitare che succedano queste cose grottesche di cui si diceva. Facciamo un passo ulteriore perché l'Europa deve soprattutto confrontarsi con una situazione che è definire agghiacciante sotto il profilo professionale è forse il termine più indovinato. Le statistiche lo dicono, ma lo dicono soprattutto le nostre esperienze personali, chi ci segue da casa lo sa. I giovani non trovano lavoro perché escono da scuola, molto spesso la stessa scuola non li prepara alle nuove figure richieste. Non parliamo di lauree fuffa, l'Italia è maestra delle lauree assolutamente senza alcun senso e che preparano soltanto dei grandi disoccupati. Chi invece poi perde il posto di lavoro dopo i 40-50 anni non riesce a reinserirsi nel mercato del lavoro. Da qui per esempio la proposta del PPE di dire dobbiamo studiare dei volani in Europa. E certo, dovremo anche studiare dei volani. Addirittura la proposta è creiamo una rete più facile per la mobilità dei lavoratori, non in Italia ma in tutta Europa. È credibile questo discorso. Alla Marcegaglia di Milano hanno messo sulla strada oltre 100 persone dicendogli vi trasferiamo ad Alessandria, non a Madrid, ad Alessandria. E molti non ce la fanno perché fanno gli operai, 100 euro in più per andare ad Alessandria, non servono. È credibile parlare di ulteriore mobilità sul territorio? Vado a fare l'operaio a Madrid? No, io credo di no, io credo che forse può essere un orizzonte nel tempo, nel senso che ci vuole una società che impari la flessibilità con delle condizioni di contesto che siano diverse da quelle attuali. Ora come ora evidentemente non è pensabile, quindi bisogna riuscire a sviluppare un progetto serio che individui quelle che sono le potenzialità. Io dico, se noi pensiamo per esempio nel nord di sviluppare, facendo un esempio banale, la manifattura, siamo forti sulla manifattura, siamo forti su certe specializzazioni, adesso parlo la meccatronica piuttosto che la meccanica, possiamo pensare di sviluppare invece centro-sud, turismo, agricoltura e sulla base di un macro progetto riuscire a fare degli investimenti mirati, anche qui l'Unione Europea ci deve aiutare perché i soldi a pioggia non servono, i soldi dati senza una destinazione specifica e vincolante vanno persi nel calderone. Invece a fronte di un progetto di sviluppo serio, di lungo termine e sostenibile dal punto di vista proprio dell'orizzonte temporale, riuscire ad avere delle disponibilità economiche che ci consentano degli investimenti mirati. Allora sì, poi si costruisce la flessibilità un po' alla volta, ma ora vuol dire quindi un processo graduale. Sì, assolutamente. Bove.
se c'è una emergenza oggi è quella del lavoro, quindi certo. È evidente che tutto ciò che si può fare per fare in modo che riparta il processo economico e quindi riparta la possibilità delle aziende di assumere, perché solo questo è il modo che abbiamo per uscire da questo momento di crisi, ecco, bisogna assolutamente percorrerlo, quindi tornare ad avere una politica industriale italiana già sarebbe qualcosa, tornare ad avere una politica industriale assieme ai partner europei è qualcosa di assolutamente utile e interessante, perché nell'elettronica, nella chimica abbiamo tanti settori che in Italia noi stiamo un po' abbandonando, e questo è un errore strategico impressionante, senza parlare di tutto il settore del turismo che vive un momento di sviluppo in alcune aree, ma nel sud Italia un momento di stasi da tanti anni che non ci possiamo permettere, perché quello lì è veramente il volano per il nostro sviluppo. E allora io dico che se siamo seri dobbiamo sapere che queste tematiche più che in Europa vanno affrontate nel Parlamento italiano, cioè vanno affrontate all'interno del governo, così come sta facendo il governo, per fare delle riforme in modo da andare nella direzione di far ripartire il ciclo economico. Il fatto di aver dato 80 euro in più in busta paga ai lavoratori, così come abbiamo visto in questi giorni, non è un fatto di poco conto, è una modalità che si percepisce importante dal lato della gente. Io ho visto questa mattina il dato secondo cui è ripartita la fiducia dei cittadini, c'è stato un aumento superiore rispetto alle attese del tasso di fiducia dei cittadini, della gente, cioè si guarda al futuro con occhi di, non dico di ottimismo, ma di maggiore speranza. Ecco, questo forse è stato anche determinato da una volontà concreta di affrontare i problemi, di fare delle riforme, finalmente rimettere qualcosa nelle tasche dei lavoratori. E bisognerà fare molto altro, perché ci sono gli artigiani, ci sono i commercianti, ci sono le partite IVA, tanti giovani che lavorano anche come professionisti, bravissimi, i più istruiti tra le generazioni, e che oggi vivono un momento di grave difficoltà. Facciamo di tutto per andare in quella direzione lì. Allora, la speranza è l'ultima a morire, ma chi visse sperando morì non si può dire, diceva quel cantante. Infatti la politica è qui per non sperare, ma per dare delle direzioni concrete. Voi sapete, cari telespettatori, che gli italiani negli anni hanno accumulato una svalutazione delle proprie capacità, quindi hanno perso un potere di acquisto che oscilla intorno al 70%, una cosa da dopoguerra. A me viene in mente un calcolo: 1 euro 1736 lire, mai esistita sta roba, 1 euro è 1000 lire, e infatti i 700 erotti euro sono il 70%, cioè al di là adesso dei grandi economisti, dei soloni, abbiamo il 70% in tasca in meno, perché da un giorno all'altro qualcuno ci ha detto: questa cosa che fino a ieri costava tot, adesso costa il 70% in più. Chi doveva vigilare non ha vigilato. Il problema euro, allora, Sabrina Freda, c'è chi vuole uscire dall'euro, chi vuole tornare alla lira, chi propone la corona come se fosse il nome a destinare poi un percorso. Il problema euro però esiste, accidenti sì. Se esiste. Una volta con 1,5 milioni di lire si stava veramente bene, adesso con 750 euro al mese si fa la fame. Certo. Ma allora, questo sicuramente è un dato. L'Unione Europea chiaramente come dire, è ancora in formazione nei fatti. Io devo dire che non credo si possa realmente pensare di uscire dall'euro, ma non lo dico in teoria. Noi ci dobbiamo immaginare che domani usciamo dall'euro. Io voglio capire come possiamo pensare di stare a galla, cosa fa i commercianti, le partite IVA, il nostro Stato, come... Allora, se vogliamo essere seri dobbiamo fare un ragionamento più articolato,
e dire che da un lato l'Unione Europea deve riuscire a dare delle risposte in termini di regole che siano da un lato capaci di assecondare le singole caratteristiche degli Stati membri, dall'altro però anche essere capaci di essere molto rigorose laddove serve. Può essere un tema economico piuttosto che ambientale. La direttiva che poi va interpretata dagli Stati membri non è sempre efficace, perché le interpretazioni a volte sono fatte apposta per continuare a fare quello che si faceva prima. Questa è la prima cosa, quindi regole chiare, in grado di assecondare le specificità degli Stati, ma anche di essere invece forti e rigidi. La seconda cosa, riuscire a far diventare davvero l'Unione Europea un mercato unico, e quindi non solo in termini formali ma in termini di possibilità. Questo vuol dire che le singole economie devono calibrarsi, e ci sta dietro tutto il discorso anche del pregresso, quindi delle economie che non partono dallo stesso punto ma che si devono assestare però su un livello di parità. Questo va fatto, io credo, in tempi rapidi, anche se progressivi, senza pensare a delle soluzioni facili quanto non perseguibili come quella di uscire dall'euro, perché chiaramente adesso nel momento della crisi, no, giustamente il problema è questo. Allora, di chi è la colpa? Giustamente ci sono stati dei problemi. Quale può essere la soluzione? La moneta euro è troppo forte, ci consentirebbe invece non essere nell'euro, di esportare magari con maggiore vantaggio. Ma questi sono processi altrettanto lunghi. Se noi pensiamo di uscire dall'euro, da questa crisi non ci riprendiamo più. Certo. Si ricorda, Bove, che regalavano addirittura ai primi mesi la calcolatrice, una delle più grandi prese in giro della storia dei supermercati, cioè invece di regalarti il bollino ti regalo la calcolatrice. Sì, tu puoi regalarmi tutti i calcolatori che vuoi, ma il prezzo è raddoppiato. Allora, io non voglio una posizione del vostro partito sull'euro, ma anche capire chi ci ha marciato in questa cosa. Ma la questione vera è che nel momento in cui c'è stato il cambio lira-euro c'era un governo, c'era un presidente del Consiglio che si chiamava Romano Prodi, che per mettersi la stelletta sulla giacca e poter dire ho fatto entrare io l'Italia, ce l'abbiamo fatta, eccetera eccetera, ha accettato un cambio lira-euro assolutamente svantaggioso per l'Italia. Ma questo lo dicono tutti, cioè chiunque, qualsiasi economista abbia studiato quei valori in quegli anni lì, ha capito, col senno di poi evidentemente, che c'era stata una gran bella fregatura che il nostro buon Romano Prodi ha accettato di cogliere. Era in buona fede, alla grande. Era in buona fede, non lo so, io ero su altre posizioni rispetto a lui, quindi sinceramente non ritengo che fosse in buona fede. Io penso di sì, anche perché sì. Era in buona fede. Ecco, io invece ritengo che lui voleva mettersi la sua stelletta sulla giacca e se ne è infischiato dei valori. Tuttavia, ritengo che oggi pensare, solo immaginare di uscire dall'euro, anzi andare incontro alla pancia dei cittadini, degli elettori, come fa Beppe Grillo ad esempio, come fanno la Lega Nord, come fa i Fratelli d'Italia, è da irresponsabili, cioè è veramente una roba che non può non suscitare lo sdegno delle persone per bene. Quindi, perché in questo momento uscire dall'euro significherebbe andare a finire come l'Argentina. In questo momento scegliere di uscire dall'euro pensando di bruciare il capro espiatorio in qualche modo non servirebbe a nulla, perché i problemi della nostra economia derivano innanzitutto dal fatto che non abbiamo fatto per lunghi anni le riforme che sono necessarie al nostro sistema economico per ripartire, che sono essenzialmente le solite tre: sburocratizzazione, diminuzione verticale della burocrazia che impedisce alle imprese e alle famiglie diminuzione della pressione fiscale e semplificazione della pressione fiscale, semplificazione delle aliquote fiscali. È questo l'unico modo, l'unica maniera che abbiamo per cercare di agganciare la ripresa che in questi mesi si sta intravedendo in Europa. Allora, la famosa troica, cos'è la troica? Troica grammaticalmente significa tre, cioè struttura di tre persone, di tre enti, di tre attività giuridiche. In questo caso è la Commissione Europea,
il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea, che lo ricordo sempre, è una banca privata. Questi tre hanno chiesto e fatto approvare dagli Stati membri il Fiscal Compact, ovvero è vietato sforare del debito, ma anzi dovete rientrare velocemente nei prossimi anni, ogni Stato membro deve rientrare dal proprio debito. Parliamo di centinaia di miliardi di euro. Pensate, il Fiscal Compact impone agli Stati membri dei tagli drastici in tutti i settori, perché soltanto per esempio l'Italia dovrà pagare quasi subito 50 miliardi di euro. Allora chiedo Bove e poi Sabrina Freda. Al di là che vinca Bove o che vinca Freda o che vinca Poggi, questi 50 miliardi dobbiamo farli saltare fuori. Questo vuol dire tagli anche a dei servizi essenziali. Io non credo, nel senso che rispondo come risponderebbe Razzi. Razzi. Io non credo. Non mi dica poi la seconda frase. Dei valori, perché... così almeno... non volevo girare il coltello nella piaga. La questione è questa, cioè si è voluto in quegli anni, si è scesi a qualsiasi patto, evidentemente il governo Monti che scodinzolava dietro la Merkel con una visione così germanocentrica dell'Europa, sbagliata, che non ci ha portato da nessuna parte, che anzi fa nascere l'alba dorata, fa nascere Grillo, fa nascere questi movimenti assolutamente eurocontrari, neanche euroscettici. Noi dobbiamo cercare di fare in modo che nei prossimi anni il ciclo economico riparta, perché solo quello è il modo per pagare il nostro ingentissimo debito pubblico. E attenzione, non possiamo non pensare di affrontare il problema debito pubblico, perché non possiamo credere che... Ma non possiamo neanche affamare le famiglie per far contento la troica. Ma questo credo. È evidente, ma penso che non succederà, dato che abbiamo avuto già con l'accordo anche dell'Unione Europea, questo governo ha avuto la possibilità di posticipare di un anno l'inizio di questo impegno, ma si posticiperà di un altro anno se la situazione non cambia. All'italiana, è così. Non è all'italiana, è all'europea, ecco. Perché d'altronde i primi che hanno sforato i patti sono stati la Germania, certo, e la Francia. Il del deficit PIL, quindi è così, che è il buon senso che lo dice, non è l'italianità. Chi ha eletto la troica, perché a me questo ancora sfugge. Ma che cavolo è sta troica? L'ho appena spiegato, però voglio dire, sono tre soggetti, soprattutto la BCE e il Fondo Monetario, che determinano il futuro dei popoli. Ma quelli parlano, facciamoli parlare. Sì, è il suono della ragione che genera mostri. Ma facciamo comunque, prego, se riforme. Allora, sì, prima di tutto devo dire che Razzi si è spostato da tempo con Forza Italia. Ma ormai Razzi per noi è Crozza, non vero Razzi. Allora, detto questo, dico che io trovo che in effetti una delle debolezze dell'Europa sia proprio questa imposizione calata dall'alto che non tiene conto delle realtà specifiche. Cioè, un paese che ha le percentuali di disoccupazione che ha l'Italia, non è pensabile possa restituire queste cifre nei tempi che sono stati detti, perché non ce la può fare, è matematicamente impossibile, a meno di ridursi ancora di più in una condizione insostenibile con i tagli di cui si diceva, da cui poi davvero non è possibile più rialzarsi. Quindi io credo che l'Europa significhi anche poter rivedere, quindi stiamo in Europa, ma con l'intento di andare a rivedere queste cose, anche il pareggio di bilancio in Costituzione. Ma è come se si dicesse a una famiglia che non può mai fare nessun prestito. Allora, non è pensabile questo, io non voglio avere il pareggio di bilancio, voglio poter fare, adesso la sto banalizzando, lo so, ma un mutuo per comprarmi la casa, perché altrimenti se non avessi fatto il mutuo io la casa non l'avrei. Ma allora le chiedo, il pareggio di bilancio lo pretendono gli italiani? No, oppure qualche cupola che è estranea al meccanismo democratico? Io dico, è qualche cupola che è estranea al meccanismo democratico e che non si rende conto che fa il suo male così. Perché non è più sostenibile. Poi quello che vince è questo sentimento di trovare una responsabilità, un capro espiatorio che consenta di dire bene, è colpa, e allora poi si parla di uscire dall'Europa, dall'euro. Ecco, allora è questo. Io credo che bisogna andare in Europa con l'idea di cambiarle queste cose. Chiarissimo. Ha iniziato Sabrina Freda, quindi se è d'accordo terminerà Bove, la tribuna elettorale, giusto? Perfetto. Tornano i conti? Sì. Perfetto. La telecamera è la numero 3, Sabrina Freda, 60 secondi.
perché votare alle prossime elezioni europee Italia dei Valori e Sabrina Freda? Allora, votare Italia dei Valori e Sabrina Freda, bisogna scrivere il nome sulla scheda, io penso particolarmente perché vogliamo portare in Europa una diversa tutela dell'ambiente, cioè poter garantire ai cittadini italiani di essere in Europa con gli stessi diritti dal punto di vista del diritto alla salute che hanno gli altri cittadini europei. Questo vuol dire che le normative che vengono fatte in Europa devono essere specifiche per territori come il nostro e ci devono essere degli investimenti da fare, ci devono essere dei fondi dedicati al risanamento ambientale, in particolare aria, acqua e suolo. Allora, io penso che in questo orizzonte nuovo sostenibile tutti dobbiamo essere consapevoli che ogni euro che viene investito in ambiente corrisponde a un risparmio di 1000 euro, di 10 euro, poi dipende quanto è nel tempo, in sanità. Va bene? Quindi 1 a 10 il rapporto, investo 1, guadagno 10. Per questo votate Italia dei Valori e Sabrina Freda se ritenete. Grazie mille, 60 secondi anche per il nuovo centrodestra UDC, perché votare il vostro programma, il vostro partito, Marco Valerio Bove. Perché il nuovo centrodestra è la speranza dei moderati nel futuro. Noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella di sostenere questo governo, sostenerlo responsabilmente per poter fare delle riforme importanti, riforme che incidono nella vita quotidiana dei cittadini. E quindi io penso che sia l'unico modo quello di lavorare e di fare in modo che la situazione possa migliorare, ci possa essere un futuro con più lavoro, con più possibilità, con più opportunità per tutti. Io in Europa non sono candidato, ma sostengo il candidato Guido Podestà all'Unione Europea, quindi chi vorrà sostenere una persona per bene, veramente di grandissima qualità umana, professionale, ha dimostrato in tutta una vita di lavoro, scriva a fianco al simbolo del nuovo centrodestra Podestà. C'è la possibilità di dare un'altra preferenza, c'è il ministro Maurizio Lupi che tanto sta facendo per le infrastrutture, per cercare di infrastrutturare il nostro territorio. Oltre a Podestà si può scrivere Lupi. Bene, naturalmente ogni partito utilizza i 60 secondi come vuole, quindi in questo caso il nuovo centrodestra ha dato addirittura due indicazioni, mentre Italia dei Valori ha portato avanti giustamente la propria candidatura. Io auguro a entrambi buon lavoro, li ringrazio, buona serata a Marco Valerio Bove del nuovo centrodestra UDC. Grazie, buonasera. E in bocca al lupo per la sua candidatura per l'Italia dei Valori a Sabrina Freda. Viva il lupo, buonasera. Viva il lupo, esatto. Io vi ringrazio per la vostra cordiale attenzione, il percorso da qui al 25 maggio è ancora lungo, noi continueremo a tenervi informati con le proposte, gli impegni e le promesse che poi puntualmente noi di Telecolor, di Prima Rete Lombardia, andremo a verificare con i nostri approfondimenti. Ci rivediamo lunedì prossimo per una nuova puntata di Tribuna Elettorale. Buona serata.